Buonasera. Buonasera a tutti coloro che sono collegati, che hanno avuto questo tempo di attesa. Grazie a chi si collega invece per la prima volta. Questa è la seconda serata che abbiamo fatto su invito di Papa Francesco a celebrare. Promuovere la riflessione sulla divulgazione della parola di Dio. La Domenica della Parola, la terza, è stata domenica scorsa, 23 di gennaio, e l'Ufficio Catechistico, insieme al settore dell'Apostolato Biblico, ha scelto eh, di dedicare due momenti di approfondimento. Il libro scelto per. Questo anno è l'esodo. L'abbiamo spiegato un po' nello scorso appuntamento. Per chi eh, non ci fosse, lo ripetiamo brevemente. È il tema al centro del lavoro di riflessione della nostra diocesi, della lettera pastorale di Monsignor Adriano Cevolotto, che abbiamo presentato in ottobre in apertura di questo anno per noi giubilare perché festeggiamo anche i 900 anni della cattedrale. E con Don Paolo Mascilongo, che sarà con noi anche stasera e che salutiamo, abbiamo iniziato a conoscere più da vicino questo testo, questo libro in particolare soffermandoci su quei temi, quegli ambiti che il nostro vescovo stesso ha scelto eh, di inserire nella lettera pastorale. Allora li abbiamo collocati all'interno del testo e abbiamo conosciuto le pagine, Don Paolo ci ha letto anche alcuni passaggi proprio eh, che parlano eh, di quei termini che noi stiamo sentendo, su quali stiamo lavorando e riflettendo. Questa sera c'è un ospite con noi, la professoressa Laura Invernizzi che tra poco conoscerete e che sarà Don Paolo Mascilongo a presentarci. Innanzitutto, buonasera, grazie per essere con noi, professoressa. E buonasera. con lei faremo sempre per quanto riguarda l'esodo, in un'analisi un po' più approfondita, un po' più teologica, quindi che vada anche oltre i temi già di per sé importanti che noi abbiamo trattato la settimana scorsa. Allora io passerei immediatamente alla parola a Don Paolo Mascilongo che ci introduce la professoressa e poi iniziamo come la settimana scorsa un dialogo. Eh, naturalmente come immaginate non potrà essere esaustivo, ci saranno cinque temi, cinque ambiti scelti, ma come la settimana scorsa se volete dei commenti eh, intervenire, fare una domanda, sarà poi un po' Don Paolo Mascilongo a gestire, capire magari eh, chi fare intervenire e quali dare risposta se abbiamo tempo entro l'ora, ma se no sarà comunque materiale eh, che sarà prezioso per noi per portare avanti il lavoro nei prossimi mesi. A te la parola, Don Paolo. Grazie, Barbara. Benvenuta, Laura. Un saluto anche a tutti quelli che ci stanno seguendo da casa e ci seguiranno anche magari eh, non in diretta, ma nei prossimi tempi sul canale YouTube della diocesi. Eh, presento Laura, uh, Laura è la persona giusta per l'incontro di questa sera perché sul libro dell'esodo in pochi credo in Italia ne sanno come lei, ha studiato questo, questo libro nella sua tesi di dottorato pubblicata nel 2016, una tesi molto bella in gregoriana in teologia biblica. E quindi diciamo quando ci è stato chiesto di, di fare questi incontri sull'Esodo, il pensiero è andato a lei, anche perché ci conosciamo, abbiamo avuto modo, abbiamo modo di collaborare. Uh, in alcuni ambiti, fra cui la rivista Parole di Vita per esempio, per cui evidentemente è bello per me appunto poterla, poterla presentare. Laura della Diocesi di Milano, prima del dottorato ha una laurea in matematica da spendere, eh, credo non più attivamente, nel senso che eh, la matematica è qualcosa che abbiamo alle spalle perché eh, ci accomuna quello, e, appunto, eh, però insegna, adesso insegna, insegna in. In cattolica a Milano, è stabile anche all'ISR, insegna alla Facoltà Teologica dell'Italia dell settentrionale sempre con la sede di Milano. Quindi, diciamo, la, sua, la tua attività principale la tua è proprio l'insegnamento, eh, diversi ambiti biblici, naturalmente, non solo il libro dell'esodo, in cattolica teologia. Quindi, diciamo, quindi anche lì con, spaziando su, su diversi ambiti della scrittura, però, appunto, la tua specializzazione è proprio il proprio libro dell'esodo. Leggo il titolo della tua tesi, perché mi hai inviato mm. dalla Diacona Redazionale della dinamica narrativa di Esodo 5,177, uh, un titolo complesso, come sono i titoli delle tesi di dottorato, naturalmente. Comunque, abbiamo capito che siamo appunto sul, sul libro dell'esodo. Ultima breve nota: Laura è una consacrata nelle ausiliarie, eh, si chiamano così, delle ausiliarie diocesane della diocesi di Milano, è un nutrito gruppo di. Eh, signore e signorine che, hanno, che dedicano la loro vita alla, alla diocesi di appartenenza. Ci sono a Milano e qualcosa di simile in altre poche diocesi italiane Quindi, appunto, vivendo anche in vita comune, eh, dedicano il loro tempo, le loro energie e il loro lavoro al servizio della diocesi, al servizio della chiesa nella diocesi ambrosiana in cui vivono, in cui sono nati alcuni decenni fa, per cui, diciamo, Laura, tu a tempo pieno in qualche modo ti dedichi. Alla, davvero alla Chiesa, costruire la Chiesa, questo penso sia anche una bella testimonianza che ci dai questa sera bene, io ci sentiamo alla fine, eh, ti ringrazio ancora della tua disponibilità sì. e io scompaio per un po', ti lascio a Barbara e con lei il sì. viaggio di, di questa sera allora grazie Don Paolo, appunto rimani con noi anche perché eh, sicuramente alla fine ti daremo la parola, magari farai anche tu delle domande eh, alla professoressa che ci aiutino magari a, a completare, ad approfondire eh, alcuni, alcuni dei temi che naturalmente questa sera eh, la dottoressa sceglierà di, di far emergere. Ehm, abbiamo detto che eh, parleremo dell'esodo anche proprio più dal punto di vista teologico. L'altra volta ci dicevamo che eh, dovrebbe essere quasi scontata l'importanza della conoscenza delle scritture, mentre invece forse per noi cattolici non è così frequente eh, l'abitudine eh, ad addentrarci nelle scritture, a farle nostre, ci cioè, contentiamo un pochino di quello che sentiamo magari la domenica, durante qualche catechesi, invece abbiamo cominciato ad assaggiarlo un pochino in questi anni, in particolare ad esempio anche la settimana scorsa, e ha destato sicuramente anche l'interesse, ha incuriosito. Eh, e forse il libro dell'Esodo... Magari anche con qualche fraintendimento, quello che magari pensiamo di conoscere un pochino di più, no? Ci dicevamo, insomma, sono i personaggi che conosciamo, i patriarchi che bene o male abbiamo sentito nominare, la storia di Mosè. E invece chissà quante cose o non conosciamo, o conosciamo in un modo che forse ci ha anche un pochino fuorviato. Allora partirei proprio dal titolo. Che cosa significa il titolo del libro? Che cos'è l'esodo? Eh, e in che senso no? questo termine descrive il contenuto del libro? Ci sono anche dei verbi che tornano, per quello che l'altra volta dicevamo, anche che Esodo forse racconta anche parte della vita dell'uomo di oggi, di un uomo contemporaneo. L'entrare dove, l'uscire da dove? Fisicamente, simbolicamente? Iniziamo da qui. Sì, ma inizio prima di tutto con un piccolo aneddoto. Ho passato dieci anni della mia vita a fare pastorale universitaria in Università Bocconi e in uno dei cammini che facevo con gli studenti eh, c'era il percorso di preparazione alla cresima di adulti, perché comunque erano studenti dell'università, e uno degli incontri era dedicato al Libro dell'Esodo. E mi ricordo che un giorno stavo eh, parlando con una studentessa che non era venuta all'incontro e stavo un po' replicando con lei e ho iniziato a raccontare. E vedo che lei si mette a sorridere, stavo raccontando il libro dell'Esodo, si mette a sorridere e, e mi dice, non so se posso dirlo, ma sembra la mia vita. Quindi questo ci dice dell'attualità e eh, della forte carica esistenziale che si può incontrare nel leggere questo libro. Un libro che si intitola appunto Esodo, che è un termine che a noi arriva attraverso la traduzione del libro dal greco, perché in ebraico ha un altro nome. E questo nome Esodo eh, significa uscita, Exodus Egitto, uscita dall'Egitto, è il titolo in greco, che arriva da a noi passando dal latino fino all'italiano. Quindi uscita dovrebbe essere il mh, contenuto di questo testo, di questo testo che è il cuore della Bibbia ebraica. Quindi è un, una, un testo importantissimo per gli ebrei, ma non solo. È importantissimo anche per noi, anche per la tradizione ebraica e cristiana, al punto che Esodo è una parola che ritorna spesso in tante situazioni. L'Esodo dall'Egitto ritorna come ricordo dell'azione di Dio per il popolo, è una delle azioni principali. Dio spesso è definito nella Bibbia come colui che fa uscire, ma anche i Salmi parlano dell'Esodo, oppure il Libro di Isaia ci parla di un nuovo Esodo. E eh, lo stesso Gesù, eh, quando sul Monte della Trasfigurazione parla con Mosè e Elia, parla del suo esodo, dice il, il testo di Luca. Quindi comprendiamo che questa esperienza descritta in questo libro è un'esperienza fondatrice e la memoria dell'esodo è importantissima nella liturgia, nella liturgia ebraica. Tutta la memoria della Pasqua è legata a questo libro. Però possiamo domandarci, ma in che senso? l'uscita e il contenuto del libro. E allora è necessario dare un'occhiata all'interno del libro. Normalmente si divide questo libro che è di 40 capitoli, quindi è un libro lungo, si divide in tre parti, forse già Don Paolo l'ha anticipato, una prima parte che arriva più o meno fino al capitolo 15, che è la, il racconto dell'uscita dall'Egitto, quella propriamente detta perché si arriva al capitolo 14 al Mar Rosso viene attraversato e poi c'è questo canto del mare che celebra l'uscita. Poi abbiamo tre capitoli: 16, 17 18, stando un po' larghi, ehm, che parlano del cammino di Israele nel deserto verso il Sinai, e poi dal capitolo 19 al capitolo 40 siamo fermi a Sinai. Quindi questi capitoli che vengono così classificati normalmente proprio in base alla collocazione geografica, De Egitto, deserto, Sinai, ehm, sono l'insieme del racconto e se facciamo caso solo i primi 15 capitoli parlano dell'uscita dall'Egitto, propriamente detta, perché poi si è fuori dall'Egitto. I restanti 25 capitoli raccontano un viaggio. Allora come possono essere Messe insieme questi temi, poi dovremmo ampliare ulteriormente specificando i contenuti, potremmo dire che dopo una lunga gestazione, il passaggio del Mar Rosso al capitolo 14 e 15, diciamo, segna in un certo senso la nascita fisica del popolo di Israele. Esce dall'Egitto un gruppo di schiavi e in questo cammino, però dal mare esce un popolo, un popolo di scampati potremmo dire. Il popolo di Israele quindi abbandona la matrice dell'Egitto dove è cresciuto? Perché nel libro della Genesi si dice che Giacobbe, Giacobbe ha un altro nome che è Israele, era sceso in Egitto con i suoi figli ed erano 70 persone. Quindi queste 70 persone sono cresciute, ampliate. Quindi in Egitto hanno trovato un grembo che li ha fatti crescere, però a un certo punto questo grembo va abbandonato, come un bambino deve uscire dal grembo se non vuole che il grembo si trasformi nella tomba. In inglese riesce meglio il gioco di parole perché womb è tomb, Quindi affinché womb, il grembo, non si trasformi in tomb è necessario appunto che si affronti questo evento traumatico della nascita. E il passaggio del mare è un passaggio tra le acque, che avviene di notte, che, che avviene ehm, nel buio, che viene salutato da un canto e da un grido, potremmo dire, è una grande immagine di nascita, con la mano di Dio come una grande elevatrice che porta la neonata nazione fuori appunto dalle acque, salvandola, quindi portandola alla vita. E il popolo esce camminando, quindi è un cammino che inizia. Allora, se questo evento segna la nascita del popolo, la nascita fisica, passatemi il termine, potremmo dire che gli altri capitoli, gli altri 25 capitoli che rimangono, segnano la nascita spirituale del popolo, che passa ehm, attraverso un percorso di liberazione interiore dalle nostalgie dell'Egitto. È uscito dall'Egitto ma di fronte alle fatiche della libertà, rimpiange sempre la sicurezza della schiavitù. E questa è una dinamica che, ahimè, sperimentiamo anche noi ogni volta che dobbiamo iniziare qualcosa di nuovo e attraente, ma nello stesso tempo sentiamo che c'è qualcosa che ci trattiene, ci lega al passato, che magari deploriamo pure, ma che è noto. In questo percorso di liberazione... Il popolo si muove e avanza verso un'alleanza, un'alleanza che viene stretta con Dio attraverso poi il dono della legge. Dio vuole stare con il suo popolo ed entrerà con lui. Allora potremmo dire che l'uscita dall'Egitto è un passaggio di radicale rottura col passato, che però poi deve essere interiorizzato e questa interiorizzazione si fa nel cammino. È un punto di non ritorno l'uscita, o almeno così dovrebbe essere, ma l'intera narrazione presenta un itinerario fondatore di uscita. Il popolo esce dalla schiavitù faraonica, e in questo modo, via via, viene costituito proprietà particolare di Dio. Quindi, prima di tutto, l'uscita è un'uscita dalla schiavitù. Secondo. Un titolo eloquente di Giorgio Sussur sull'Esodo, un volume divenuto ormai famoso proprio per il titolo. L'Esodo descrive un passaggio dalla schiavitù al servizio. Due realtà che in ebraico vengono indicate dallo stesso verbo, avad, che vuol dire lavorare, servire nel duplice significato, anche nel servizio verso Dio. Allora potremmo dire che un primo Esodo... Esito dell'uscita, primo punto d'arrivo che però è un inizio più che un arrivo: eh, può, può essere proprio questo che una cozzaglia di schiavi del faraone sottoposte a servizio forzato esce, diventa un popolo ed entra in un volontario servizio a un altro sovrano divino che è il Signore. Però nel frattempo c'è anche un'altra entrata, quindi si, il popolo esce per entrare, per entrare nella terra, diciamo così che è l'orizzonte, l'ingresso nella terra, ma nell'esodo non si entra nella terra, si arriva però a Dio, si arriva al servizio, si arriva a Lui. Mentre anche Dio entra, perché c'è un'entrata anche di Dio, Dio si fa costruire un santuario che sarà una tenda, perché il popolo è in cammino. E quindi anche Dio si fa pellegrino col popolo, e alla fine del libro prenderà dimora in questo santuario. Però potremmo dire che l'uscita dall'Egitto è un'uscita dalla mentalità servile, non solo dalla schiavitù, che però viene completata da un doppio movimento di entrata: l'entrata del popolo a servizio di Dio, o meglio ancora, l'entrata del popolo in Dio, perché questo dirà Dio. Voi vedete come io vi ho fatto uscire dall'Egitto su ali di aquila per farvi venire fino a me, ma in realtà in ebraico abbiamo un termine più forte per farvi entrare in me. Vale anche l'altra traduzione, ma potremmo dire che c'è questa dimensione molto forte dell'entrata in Dio. Questa entrata in Dio da una parte del popolo e l'entrata po di Dio in mezzo al popolo, quindi il suo entrare nel popolo. Questa è un po', sì, diciamo così, una visualizzazione dell'alleanza che invece viene stretta poi sul Sinai. Quindi liberazione che corrisponde all'uscita, ma anche alleanza che corrisponde appunto a un'entrata non nella terra, ma in Dio. E chiaramente questa, questa introduzione ci farebbe venire voglia di andare avanti, ma cerchiamo di andare così un po' a volo anche su altri temi, però già questo ci fa capire anche tanto di come davvero questo, questo testo parli alla vita e all'uomo di oggi. Mi, tra le tante suggestioni eh, che ci ha appena elencato, mi colpiva tanto pensando all'uomo di oggi, quello della fatica, della libertà. Eh, e oggi ci sentiamo sempre così limitati, sembra che siamo sempre eh, alla ricerca di una nuova libertà, ma uno, forse la nostra libertà interiore vera, non sappiamo neanche davvero quale sia la libertà vera, e poi quando ce l'abbiamo ci spaventa tanto, no? perché è il famoso foglio bianco, che mettendoci di fronte anche alla nostra responsabilità, ci, ci appunto ci spaventa, ci fa paura, per cui certo. eh, anche le schiavitù, no? sono più rassicuranti e ce le andiamo a cercare. Nell'esodo quindi ci sono due argomenti o nuclei narrativi. Eh, in che modo sono articolati, in che modo sì. si sviluppano. Diciamo che potremmo dire che l'esodo ha una, una combinazione di vari elementi, e appunto, i due nuclei narrativi sono questi che dicevano: la liberazione da una parte e l'alleanza dall'altra. Allora, sono nel libro separati questi due nuclei, ma allo stesso tempo uniti dalla breve sezione del cammino nel deserto. E ehm, potremmo dire che il nucleo della liberazione e il nucleo dell'alleanza sono due storie essenzialmente indipendenti. Da una parte abbiamo la, il racconto dei potenti atti di Dio che si muove per salvare Israele dalla schiavitù, dall'altra la storia del dono della legge al Sinai. E eh, entrambi sono essenziali e identitari per il popolo di Israele. La grandezza, potremmo dire, la forza peculiare del libro dell'esodo è di aver fuso questi due nuclei in un'unica opera, in cui la liberazione e il dono della terra, da una parte, l'alleanza e il dono della legge, dall'altra, sono in, 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 inestricabilmente legati. Però dicevo, a questi due nuclei corrispondono anche due generi letterari. Non in toto, però diciamo che nel libro dell'Esodo, in realtà in tutto il Pentateuco, si combinano due generi letterari, il racconto, la narrazione e la legge. Questa è una caratteristica dei primi cinque libri della Bibbia. Però nel libro dell'Esodo questa ha una rilevanza particolare, perché se nel libro della Genesi, quello che viene prima, prevale la narrazione, nel libro del Levitico, quello che viene dopo, prevale la legge. Nell'esodo noi troviamo entrambe legate, non si possono staccare l'una dall'altra. Abbiamo dei racconti e nei racconti ci sono anche le norme, le leggi, ed è difficile staccare l'uno dall'altro perché eh, nell'insieme fanno tutt'uno. Quindi, per cogliere la posta in gioco rivelativa del libro dell'esodo, un po' nell'intreccio di queste trame, è essenziale cogliere come sono legate. Allora, mi si è permesso un piccolo affondo teorico, perché è necessario per poter comprendere anche il senso teologico poi, che emerge dal libro. In realtà sono tanti filoni teologici che emergono, però adesso cerchiamo di portarne alla luce qualcuno. Allora, i racconti, a seconda del modo in cui sono costruiti, possono essere classificati in due gruppi. Quelli di risoluzione o azione e quelli di rivelazione. Quando c'è un, una trama, un intreccio di risoluzione, c'è una crisi, un problema da risolvere e la trama fa vedere come si risolve. Nel caso invece di un intreccio di rivelazione, quello che si vede è il passaggio da un'ignoranza alla conoscenza o magari a una conoscenza migliore, quindi una conoscenza parziale che evolve in una conoscenza più completa. In un processo di riconoscimento. Spesso nella Bibbia questi fenomeni sono intrecciati: cioè si conosce chi è il Signore vedendo la risoluzione dei problemi, potremmo dire. Ecco, nell'esodo di fatto noi ci troviamo in questa combinazione: abbiamo la trama di azione che è data dalla liberazione del popolo, con tutto quello che ne consegue, e culmina. Questa con l'uscita dall'Egitto, come dicevo prima, e abbiamo però anche una, eh, un culmine che porta questa trama ad evolversi ed arrivare appunto nell'alleanza nell con Dio. In questo percorso, il popolo di Israele passa da una conoscenza, e anche il lettore un po', eh, da una conoscenza parziale teorica potremmo dire nominale di Dio, ha una conoscenza sostanziale, esperienziale, del segreto che il nome di Dio racchiude. Noi sappiamo, non lo, lo ripeterò tante volte però, che nel libro dell'Esodo eh, a Mosè viene rivelato il nome, al rovetto, il nome di Dio. Però sapere che Dio ha un certo nome che corrisponde al tetragramma sacro, che non si pronuncia e sostituiamo col nome Signore Adonai, non è sufficiente per sapere chi sia Dio, bisogna capire che cosa questo nome significhi poi nella vita. E questo è quello che il libro dell'Esodo fa, nel senso che il popolo di Israele sperimenta che cosa voglia dire eh, che, che Dio, che Adonai, che il Signore è suo Dio. Quindi lo sperimenta nella risoluzione dei problemi, lo sperimenta in quella guarigione dalla mentalità servile, nella, nello sviluppo della libertà, lo, lo sperimenta in tanti modi dalle cose più pratiche alle potremmo dire ehm, eh, ai doni più nascosti che pian piano il Signore fa al suo popolo. Nel libro dell'Esodo sia la liberazione che questa conoscenza da acquisire, la rivelazione che poi culminerà appunto con la rivelazione del volto misericordioso di Dio, cioè Dio che perdona al di là delle buone disposizioni dell'uomo, Ecco, eh, queste due trame sono tutte e due legate a un problema fondamentale che è la non conoscenza. All'inizio del racconto, al capitolo 1, quindi proprio all'inizio, si parla dell'avvento di un faraone, di un re sull'Egitto, che non aveva conosciuto Giuseppe, quindi non conosceva i benefici che Giuseppe aveva fatto all'Egitto. Allora, questo fatto di un faraone che non conosceva Giuseppe, innesca la trama di risoluzione, perché da qui deriverà l'aggravamento delle condizioni di vita degli israeliti. Quindi sarà necessario che si arrivi alla liberazione dalla schiavitù. C'è però un'altra non conoscenza che è molto più grave ed è la non conoscenza del Signore. Questa non conoscenza del Signore interviene come una complicazione. Quando Mosè, ormai chiamato da Dio a Roveto, quindi Mosè è cresciuto alla corte egiziana, poi è scappato in seguito agli episodi che hanno fatto sì che fosse ricercato, quindi aveva ucciso un egiziano per salvare. Un, un, un uomo ebreo che era stato mh, redarguito dall'egiziano e colpito, allora Mosè re, recuperato da Dio mentre è in esilio, eh, torna su mandato di Dio e va a parlare con il faraone, fallisce, quindi c'è un fallimento. Però in questo primo dialogo col faraone emerge come l'opposizione alla liberazione, da parte del Faraone, sia legata alla non conoscenza di Dio. Quindi Dio non conosce il Signore, non lo riconosce, potremmo dire, come Signore, e quindi non fa quello che dice, e quindi non obbedisce, peggio cerca di far sì che anche gli israeliti non abbiano tempo di ascoltare la parola di Dio, di ascoltare la parola di Dio portata da Mosè e Aronne. Secondo il Faraone, quelle sono parole vane. Però noi sappiamo che invece Mosè e Ronni portano esattamente le istanze di Dio. Allora, un faraone che non conosce Giuseppe inasprisce la schiavitù. Un faraone che non conosce Dio che cosa causerà? A questa non conoscenza il Signore ehm, pone rimedio intervenendo in prima persona. Infatti, dopo che il faraone ha detto non conosco Adonai e non lascerò andare via Israele, allora entra in campo in prima persona al Signore prendendo eh, su di sé il compito di liberare il popolo. Mosè non viene esautorato ma diventa, potremmo dire, profeta di Dio perché Dio gli mette sulla bocca la sua parola e davanti al faraone sarà il rappresentante di Dio, davanti al popolo dovrà comunque portare la parola e sarà un profeta. Per cui Vediamo come c'è questa dimensione e Dio enuncia che tutto quello che farà, lo farà proprio per ehm, farsi conoscere non solo dagli israeliti, non solo dagli egiziani, da entrambi. Quindi la liberazione dall'Egitto è fatta per farsi conoscere, per farsi conoscere dalla, eh, dagli israeliti e per farsi conoscere anche dagli egiziani. Ora. Mh, questo poi genererà appunto tutta una narrativa legata a questa tematica della conoscenza e del percorsi della conoscenza stessa. Ecco, io, eh, professoressa, vorrei rimanere proprio su questo, no? nel senso che eh, potremmo ricollegarci al, al fatto che all'inizio di questa prima risposta, ci, di questa seconda risposta, ci parlava eh, della, della nomenclatura greca e di quella ebraica. Quindi magari mm. poi ci possiamo tornare. Ma Secondo me, adesso abbiamo parlato di questo forte intervento di Dio, di come Dio si fa presente in modo massiccio nell'esodo. Forse proprio eh, per questo anche che la costruzione di una certa immagine, di una certa idea di Dio, anche collettiva che si è diffusa, potrebbe venire no, da questi, uno di questi pochi libri così conosciuti, o quantomeno come dicevamo prima, si pensa di conoscere perché comunque sono entrati nell'immaginario collettivo. Quindi. Questo Dio che vuole farsi conoscere, in che modo il libro, di libro dell'Esodo ci permette di conoscere questo Dio, di incontrare questo Dio? Che Dio ci si manifesta? Che sì. Si vuole, no? Che cosa potremmo, ci vuole? Sì, potremmo, potremmo affrontare i fraintendimenti magari anche che si sono creati, no? delle immagini così un po' distorte, un po' iconiche, che le abbiamo frizzate in qualche modo, no? un po', può essere? Sì, 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 perché eh, spesso parlando del libro dell'Esodo si ha in mente quella lunga sezione cosiddetta delle piaghe dove Dio interviene con forza per, contro il faraone e l'Egitto per poter eh, riprendere riprende, il suo popolo perché venga lasciato andare. Allora, ehm, anche da questo punto di vista potremmo dire che l'Esodo può riservarci delle sorprese, perché... L'Esodo è il libro delle rivelazioni. Oltre alla rivelazione a al Roveto, eh, abbiamo poi rivelazione ancora in Egitto a Mosè, ma ancora poi al Sinai, fino ad arrivare alla rivelazione del volto misericordioso di Dio dopo l'episodio del vitello d'oro. E ehm, in, questo, in queste rivelazioni Dio rivela qualche cosa di sé ma lo rivela anche nel suo agire, perché Dio appunto di, vuole farsi conoscere e per farsi conoscere agisce. Ora, mh, la conoscenza, come dicevo prima, eh, si sviluppa poi su due percorsi. Prendo in considerazione prima quello degli egiziani, perché eh, è quello che più tocca l'aspetto poi della, della sezione delle piaghe. Allora, con l'entrata in campo diretta di Dio, Dio traccia, potremmo dire, un planning della sua azione, quindi mette come obiettivo il passaggio dall'ignoranza alla conoscenza degli egiziani. Però si sviluppano due percorsi. Allora, per gli egiziani c'è un percorso educativo, potremmo dire, che corrisponde alla sezione delle piaghe, in particolare le prime sette, perché già alla settima potremmo dire che Accade qualche cosa di diverso dal resto. Allora, queste piaghe sono piaghe è un nome che usiamo noi, potremmo dire colpi, potremmo leggerle proprio all'interno di un percorso eh, pedagogico. Quindi, se noi le guardiamo nella loro finalità pedagogica, cioè Dio cerca di farsi conoscere e non punitiva, noi ci accorgiamo che questa sezione delle piaghe sprigiona dei significati profondi. Intanto Dio annuncia, oppure lo annuncia Mosè mandato da Dio, che ci sarà un certo evento. Che può essere la grandine, può essere, possono essere le cavallette, l'acqua tramutata in sangue, ehm, le ulcere, eccetera. Quindi avverrà un certo evento. Nel realizzarsi di questo evento, però, in realtà, Dio non è. Quasi mai soggetto, cioè le, le cavallette arrivano, non si dice nel momento in cui si realizza questo, Dio mandò le cavallette. Sono piccole sottigliezze che però fanno comprendere come ci sia una realtà costruita su due piani. C'è quello che si sa, noi lettori lo sappiamo perché viene detto a Mosè da Dio, quindi, che dietro a questo c'è l'azione di Dio. E c'è la realtà percepita dai personaggi. La resistenza che si genera è nel non riconoscere che ci sia un'autorità da parte di Dio, quindi nel dire: no, questo è solo un episodio naturale, e allora si cercano delle alternative, i maghi piuttosto che altro, che possano spiegarlo. Arrivati alla, ehm, alla piaga della grandine la nona piaga, noi, scusate, l'ottava piaga, noi, eh, o meglio, scusate, la settima piaga, arrivati a questa, questa, questo annuncio, noi ci accorgiamo che in questo annuncio c'è qualcosa di diverso. Tutte le altri colpi che sono stati fatti erano condizionati. Cioè, veniva detto al Faraone, se non lasci Andare al mio popolo, accadrà questo. Invece, con la piaga della Grandine sembra che tutto sia già deciso, ma c'è la possibilità per chi dà retta a Mosè, quindi per chi dà credito a Mosè come profeta di Dio, di salvarsi e di salvare il proprio bestiame. Infatti, chi dà ascolto a Mosè mette in salvo il proprio bestiame. In tutti gli altri colpi, Israele era salvato, mentre l'Egitto era colpito. Dio voleva farsi conoscere come colui che fa una distinzione tra Israele e l'Egitto. È necessaria questa distinzione per Israele, per potersi individuare e liberarsi dal ruolo di vittima. È necessaria questa distinzione per l'Egitto, per comprendere la peculiarità di Israele. Con, questa, con questo episodio della grandine, invece, chi ha imparato, potremmo dire, si salva. Vuole dire che c'è una possibilità data in più. Chi invece ehm, si chiude, chiude il proprio, proprio cuore all'ascolto e non dà retta a quello che viene detto, si indurisce. Il faraone è soggetto del suo indurimento del cuore, anche se nel racconto Dio aveva annunciato che sarebbe stato lui a indurire il cuore del faraone, e poi dopo diventerà soggetto. Allora anche qui dal punto di vista potremmo dire umano eh, dell'uomo di sempre noi sappiamo bene, come ahimè tante tante questioni che in questi giorni sono da un po' di tempo eh, davanti ai nostri occhi in tutti i notiziari. Sappiamo bene che eh, non c'è argomentazione, non c'è dimostrazione non c'è neanche l'evidenza che tenga davanti a chi indurisce il proprio cuore e non vuole ascoltare. Anzi, più le argomentazioni sono, sono solide, più sono scientificamente provate, potremmo dire, più sono convincenti, più chi vuole contrapporsi deve contrapporsi con durezza, e questa durezza cieca e intorpidisce l'intelligenza. Ora, nel racconto dell'esodo tutto viene attribuito a Dio come orizzonte, però ci accorgiamo che qui c'è un dialogo di libertà in realtà. Dio fa la sua parte nel cercare di presentare le sue richieste e argomentazioni, dall'altra parte c'è un cuore che può ascoltare oppure no. Il faraone sceglie di non ascoltare e infatti il cuore già indurito del faraone. In una crescente ostinazione porterà a rovina lui e tutto il paese. Addirittura a un certo punto decideranno di lasciare andare il popolo perché erano tutti a lutto per la morte dei figli, ma poi si pentiranno di averlo lasciato andare e quindi lo rincorreranno nel Mar Rosso. Quindi, questa è un'azione un po' sconsiderata perché si era lasciato andare. Dall'altro canto, prima dicevo: per Israele è necessario identificarsi, distinguersi dall'Egitto, non sentirsi popolo del Faraone. Nel racconto dell'Esodo si vede molto bene come Israele non è compatto, ma nella schiavitù c'è chi, eh, come spesso accade, eh, pur essendo del popolo, sta dalla parte degli oppressori cercando di avere dei vantaggi e si lamenta non tanto per il popolo, per cercare di migliorare le sue condizioni, ma si lamenta quando vengono meno i propri privilegi. Anche questa è una dimensione del mondo, cioè, diciamo dell'uomo di sempre. Ecco, um, è necessario che questi legami con l'Egitto vengano spezzati. È necessario che Israele e l'Egitto smettano di desiderare la stessa cosa. Al passaggio del mare... C'è un momento in cui si dice che cosa vogliono gli egiziani vogliono che Israele li serva. Ma poco dopo si dice che la paura del, degli israeliti al vedere gli egiziani che li rincorrono fa emergere una protesta contro Mosè. E la protesta dice: nella protesta essi dicono. Ma noi non ti dicevamo forse quando eravamo in Egitto, lasciaci e serviremo gli egiziani. Cioè gli oppressori e gli oppressi, carnefici e vittime, desiderano la stessa cosa. E anche questa è una verità umana, perché molto spesso nelle situazioni in cui c'è una vittima, la relazione vittima-carnefice diventa così forte che la vittima non sente di esistere fuori da quella relazione. È necessario che qualcuno la liberi per poter permettere di camminare in una vita nuova. E Dio fa questo. Facendo questo, si fa conoscere come colui che fa distinzione tra l'Egitto e gli Israeliti. Conoscere Dio vuol dire conoscerlo nella sua attenzione al popolo di Israele. Non è una conoscenza astratta, non è una conoscenza. Eh, generica, ma è proprio in questa sua attenzione al popolo di Israele, anche se è sua tutta la terra eccetera, ma c'è proprio questo legame forte che emerge dal racconto ecco, Quindi in effetti se pensiamo agli altri libri della Bibbia anche quelli che l'anticipano, non so, pensiamo anche solo alla, a Genesi, dove appunto il, il Dio che conosciamo è un Dio creatore, quindi un Dio assoluto quello che conosciamo qui è veramente un dio in relazione eh, un dio che fa tutto quello che fa per e con il suo popolo capito o non capito no? quindi questo in effetti eh, davvero ci aiuta a leggere anche un po la, la realtà di oggi la, la, anche quando cerchiamo eh, di inserire le nostre categorie o di addossare le nostre categorie no? Nella, nel leggere L'intervento o meno di Dio in base al nostro comodo nella storia, no? Piuttosto che certo. veramente... vorrei cioè, dire una cosa questo... anche a proposito di Mosè e della conoscenza di Dio perché, vabbè, Mosè è Mosè, eh, nel libro dell'esodo è una figura straordinaria, anche nel resto del Pentateuco. Ma direi che nel libro dell'esodo ha un, una, eh, una relazione con Dio che cresce sempre di più. E, Abbiamo bene in mente, penso tutti, l'episodio del rovetto ardente, quando Dio rivela il suo nome a Mosè e gli dice, noi leggiamo in traduzione, io sono colui che sono. In realtà questa parola, eye, asher eie, questa frase, può essere tradotta io sono colui che sono, ma in realtà ha anche tanti altri significati, e, eh, perché eye esprime incompiutezza, quindi forse sarebbe meglio io sarò quello che sarò dove io posso essere, devo, dovrei essere, però io sarò quello che sarò forse lascia più aperto ehm, il senso di una rivelazione che ancora deve essere compiuta. Ma a Mosè viene detto così, io sono colui che sono, io sarò quello che sarò. Mosè prima si è sentito dire io sarò con te, quindi già ha iniziato a capire che cosa voglia dire questo io sarò quello che sarò perché c'è una promessa di assistenza. Poi Dio dice a Mosè di andare a parlare agli israeliti e lì secondo me è bellissimo quel passaggio perché dopo essersi rivelato con questo suo nome spiegato, quindi potremmo dire il significato del nome è stato dato a Mosè, Dio dice a Mosè di andare e dire io sarò mi ha mandato a voi, cioè il nome di Dio era chiuso in questo nome aperto. Poi però ci ripensa e dice: Vai dagli israeliti e di loro, Adonai, quindi il tetragramma sacro, che se vogliamo trasportarlo come parallelo potremmo dire che è una terza persona, non una prima persona del verbo essere. Non è proprio così, ma simile a una terza persona. E allora dice: Adonai mi ha mandato a voi. C'è un'esperienza spirituale fortissima che fa Mosè. Dio gli si consegna. Gli si consegna con il suo nome e con il senso del suo nome. Quando Mosè va a comunicare questo, non può dire tutto. È sempre così di un'esperienza spirituale. Uno fa un'esperienza, può comunicare qualcosa, ma non tutto, e ciascuno dovrà fare la sua esperienza. Quindi. Gli israeliti dovranno arrivare a comprendere per loro che cosa vorrà dire quello che ha detto Dio Mosè: Io sarò con te. Anche questo, appunto, mi sembra un aspetto molto, molto bello del, del racconto. E Mosè poi crescerà nella conoscenza di Dio perché anche lui, pian piano, conoscerà sempre di più il suo volto e sarà capace di, di giocare questa sua conoscenza sempre a favore del popolo. Non è uno che. Ne approfitta per se stesso, ma cresce molto nella relazione anche con il popolo. Diventa veramente un mediatore che ha nel cuore Dio e il popolo. Questo mi sembra anche bella, un po' come anche chiave di lettura, un po' della nostra esperienza di fede, no? Come, come lei diceva, di un'esperienza di fede, non, non si può raccontare tutto perché bisogna farla. Per cui ehm, c'è questa parte assolutamente personale dalla quale nessuno può prescindere, ma poi comunque questa dimensione comunitaria, perché un pezzo, almeno quello che si riesce a condividere, poi arricchisce tutti e tutti poi si, si cerca di andare nella stessa direzione no? dietro alla, alla voce che abbiamo sentito per cui insomma anche per noi vale, vale questa stessa cosa. Um, non si può parlare dell'esodo senza parlare del decalogo. No? Ce lo diceva già prima, eh, è una delle tante direttrici così importanti. No? Il, il decalogo, questa legge, a volte. Um, per una scarsa nostra conoscenza, conoscenza superficiale, il termine liberazione il termine legge ci sembra quasi che confliggano un po', no? E questa è chiaramente una conoscenza molto superficiale che adesso lei ci aiuterà invece ad approfondire, però sono due concetti come tanti comunque, no? Nell'esodo sembrano contrastanti e poi invece sì. sono due facce della stessa identica medaglia. Sì. Quando arriva alle, alle pendici del Sinai, quindi siamo al capitolo 19, però poi ci si ferma lì fino al capitolo 40, anzi fino al capitolo 11 del libro dei numeri, quindi ancora un bel po', quando arriva lì, ehm, il, il, Mosè deve dire agli Israeliti una, eh, una parola di Dio. Che suona più o meno così. Questo dirai alla casa di Giacobbe, annuncerai agli Israeliti: voi stessi avete visto come io vi ho fatto uscire dall'Egitto e come vi ho sollevato su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a me. Quindi c'è una metafora di unaquila, un madre che, che è la protezione divina, e c'è la metafora dell'entrare in Dio che è un segno di alleanza nuziale, potremmo dire. E ora. Israele ha visto quello che ha fatto Dio e quindi è invitato a impegnarsi personalmente verso Dio. L'alleanza La, poi verrà celebrata eh, leggendo le parole che, che vengono date dei, di questi comandi che eh, sono affidati a, al popolo proprio per rimanere nell'alleanza. Allora, abbiamo appunto Tanti comandi, però in particolare il Decalogo. In realtà ne abbiamo due versioni nella Bibbia, uno nell'Esodo e uno in Deuteronomio. Però nel Decalogo noi abbiamo una legge, diciamo così, che viene, ehm, che viene presentata in maniera si dice apodittica, quindi formulazioni molto brevi, non uccidere, non rubare, eccetera, quindi decisive così. E eh, secondo appunto, gli studiosi è anche molto antica. Però la domanda che mi faceva mi sembrava molto interessante, proprio per dire: ma come si può pensare che dopo la liberazione il culmine è un dono di una legge? Che pur dono, pur se dono, però la legge viene associata spesso alla parola gioco e quindi legame, quindi ancora qualcosa che toglie la libertà. Allora, il contenuto del decalogo di queste dieci parole ehm, è un contenuto particolare. Solitamente noi lo dividiamo in uh, due parti, cinque comandi verso Dio e cinque comandi verso il prossimo. Ma, se noi guardiamo com'è strutturato, ci accorgiamo che ci sono dei comandi negativi all'inizio e dei comandi negativi alla fine, e in mezzo abbiamo. Una, due comandi positivi che sono quelli che mh, riguardano il ricordo del sabato e l'onore dei genitori l'onorare dei, dei genitori e, potremmo dire che dopo l'introduzione o il prologo dove Dio dà le sue credenziali lo sappiamo a memoria penso io sono Signore tuo Dio io ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto da una casa di schiavi, da una condizione servile, letteralmente appunto una casa di schiavi. Dopo questo prologo abbiamo appunto le tre parti, comandi negativi, comandi positivi, comandi negativi. Ora non li esamino evidentemente tutti, però nel cuore del decalogo noi abbiamo il comando che prescrive di ricordarsi del giorno di sabato e quello che... Ordina di onorare i genitori con un onore pari a quello che si dà Dio. Sono due comandi che potremmo dire sono legati alla condizione di possibilità dei soggetti viventi, quindi il dono della vita ricevuto dai genitori e la capacità di fermarsi, cioè di agire come Dio alla creazione. Nell'esodo il sabato è messo in relazione alla fatto che Dio si è fermato il settimo giorno, quindi si è riposato. Allora potremmo dire che Dio ha fatto uscire, così si presenta, io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla casa degli schiavi e per non ritornare nella casa degli schiavi da cui il Signore ha liberato, il popolo deve liberarsi dalla mentalità servile di chi non fa pausa. Nei lavori forzati dell'Egitto ogni giorno bisognava dare la quota di mattoni. Primo dono che fa il Signore all'uscita dall'Egitto, la manna si raccoglie sei giorni, il sesto giorno è doppia, perché il settimo giorno non ce ne sarà. Quindi il Signore insegna a fare pausa come prima cosa. Quando verranno date le istruzioni per costruire quel santuario portatile, questa tenda nella quale entrerà il Signore, si inizia, sei giorni lavorerai, ma il settimo, no, è sabato. Allora io non so quale datore di lavoro inizi con le ferie il suo contratto, ma Dio sì, quindi la su, il suo servizio è un servizio con pausa, è caratterizzante imparare a fermarsi. Anche questo per l'uomo moderno, poi per noi milanesi questo vale molto. Il popolo quindi per non ricadere nella schiavitù deve imparare a far questo. Cioè, e non pretendere neanche dagli altri che lavorano per lui, che lavorino senza pausa. Anche in questo potremmo dire che si tratta di rendere effettiva la liberazione vissuta. Quindi, da una parte, riconoscere il dono, il dono della vita ricevuto dai genitori, dall'altra, non, ehm, non ricadere nella schiavitù. Per esempio, appunto, imponendo dei ritmi alla propria e all'altrui vita che non siano dei ritmi che abbiano delle pause, che permettano di ricordare. Travi questa... Questa ricorrenza, no? anche questo ricordare il, il famoso settimo giorno. Eh, ricordo che anche lo scorso anno abbiamo fatto un dialogo un po' approfondito con uh, Luigino Bruni, eh, questo economista importante che insomma. Uh, anche Papa lo ha voluto proprio per The Economy of Francesco, è venuto anche da noi poi per una, per una lezione in cattedrale e mh, ha scritto diversi, uh, diversi approfondimenti sull'importanza del settimo giorno, proprio su questo tema: no? è quello che uh, fa in modo che non siamo più servi, perché uh, ci fermiamo e disponiamo della gratuità mh, di quel tempo. No? E, uh, ricordo che. Mh, Avevo chiesto anche a lui di approfondire questo tema della, del settimo giorno come, come scelta eh, proprio per ritrovare la nostra umanità, ciò che ci distingue e ci fa essere uomini. Per cui eh, è bello pensare che no, già nell'esodo c'era questa radice così, così forte, anche così per l'ennesima volta lo diciamo questa sera così attuale. Eh, e noi pian pianino siamo già arrivati alle 10.05, yeah. esattamente come accadeva la settimana scorsa con un grande desiderio di andare avanti, dire siamo all'antipasto. Eh, io adesso vedo che è ricomparso Don Paolo, per cui sicuramente passo la parola a lui, così come invito le persone che ci stanno seguendo se volessero eh, o fare delle domande o lasciare anche degli stimoli che possiamo cercare nel corso di questo, di questo tempo, di questo anno di approfondire, ma io spero magari anche stasera con la dottoressa finché l'abbiamo a disposizione. Don Paolo, passerei a te la parola. Sì, grazie. Eh, sì, Abbiamo qualche minuto, per cui anch'io invito i numerosi che si stanno seguendo in diretta a fare domande. Lasciatemi solo salutare Don Luigi Mosconi, che ha scritto. dal Brasile. Stanno... dal Brasile, quindi è il nostro ecco. diocesano che ci sta seguendo. E... A me sono venuti in mente un paio di domande, quindi magari intanto Laura. A fartele io, poi, eh, poi vedi tu se rispondere o meno naturalmente. Adesso parlando del, del Decalogo, mi veniva in mente l'altra grande parola che è alleanza, la no? parola che comunque è una delle parole anche chiave forse di tutto l'Antico Testamento. E eh, fu, forse hai già detto abbastanza del, del Dio che offre la sua alleanza, mi veniva in mente, ecco, no, noi l'uomo come in qualche modo deve o può rispondere no, a questa alleanza perché. Imparare appunto a rispondere all'Alleanza mi sembra un tema, un tema importante per noi, cioè in che modo appunto possiamo rispondere a questo Dio che, che si dona a noi, che ci, che ci dona la legge, eccetera. Poi un'altra più forse una curiosità, ma uh, così sapendo anche qual è il nome ebraico di Esodo, quindi uh, appunto. I nomi, questa, questo, questa, questi giochi di nomi che c'è nell'esolo, se magari ci puoi dire qualcosa in più su quello, che è una cosa anche interessante e certamente poco conosciuta, per cui magari se lì hai voglia di recuperare anche quello. Eh, ripeto però appunto, chi sta seguendo anche da casa usando i commenti di YouTube può eh, tranquillamente fare domande, io le, le guarderò, intanto che Laura ci risponde e eh, quindi eventualmente abbiamo la possibilità di sfruttarti, non è brutta parola, ma di togliere l'occasione della tua presenza per, per avere qualche, qualche davvero risposta in più. Grazie intanto. Va bene, allora la domanda su come rispondere all'alleanza penso che sia una domanda a cui ciascuno poi deve, deve rispondere. Eh, sicuramente un aspetto è quello di riconoscere il dono, questo è una, un aspetto importantissimo anche il popolo di Israele deve capire questo, questo che è un dono. E, e poi ascoltare e lasciarsi interrogare non entro di più perché è veramente è una domanda che mi sembra più rivolta all'interiorizzazione all di ciascuno invece rispondo a quella sui nomi perché appunto è una, effettivamente una cosa abbastanza curiosa e caratteristica il libro in ebraico si intitola nomi e questi sono i nomi inizia e l'usanza ebraica è di utilizzare le prime, la prima parola significativa come, eh, come titolo del libro, quindi Shemot è il titolo in ebraico. Nel contesto immediato, quindi primo versetto, nel prim nella prima parte, i nomi di cui si parla, questi sono i nomi, sono i nomi dei figli di Giacobbe, vengono quasi presentati come un battaglione, sono quelli che sono scesi nel libro della Genesi in Egitto e vengono ripresi all'inizio del libro dell'Esodo per fare l'aggancio. E, ehm, però, nel contesto più ampio del libro, l'uso dei nomi, il loro ricordo oppure la loro omissione è interessante. Faccio solamente qualche esempio. Allora, innanzitutto, in tutto il racconto, i faraoni, che sono le massime autorità dell'Egitto, in un libro che si intitola Nomi, sono sempre senza nome. Non sono tanti faraoni che vengono nominati, sono due. Spesso si dice il faraone perché si sovrappongono le due figure, perché tanto entrambe vengono chiamate faraone e punto, o re dell'Egitto. Non vengono mai designati con il loro nome proprio oppure con quello della loro dinastia. Diamo il re di Ramses perché si parla della città che si chiamava così. Per distinguerli l'uno dall'altro vengono usati delle perifrasi. Un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe, per esempio, viene indicato. Il, il primo faraone, coloro che volevano ucciderti e così via. Potremmo dire che c'è quasi una damnazio memorie verso i faraoni che risalta in questo senso per contrasto perché ci sono degli altri personaggi anonimi, non, cioè anonimi, no, umili, come due levatrici, per esempio, che vengono ricordate per nome, Sifra, Bellezza e Pua, Splendore. Allora, questi... Queste levatrici vengono ricordate, il faraone no. Che cosa le differenzia? Le levatrici temettero Dio. Questo loro atteggiamento di eh, riverente timore nei confronti di Dio e di attenzione alla vita le differenzia rispetto alla, uh, al faraone. Loro vengono ricordate, il faraone no. Ma anche per Mosè c'è tutta una vicenda legata al nome perché Mosè, noi diciamo, vuol dire salvato dalle acque. Questo è il nome, è la spiegazione narrativa che troviamo nel racconto, potremmo dire, un po' distorta, fatta dalla madre adottiva del faraone, madre adottiva di Mosè, la figlia del faraone, che ehm, chiama Mosè appunto dicendo io l'ho salvato dalle acque. Però Mosè, in realtà, visto il riferimento al verbo che significa tirar fuori, masha, mosè, mosè significa eh, è un participio presente, quindi sarebbe colui che tira fuori. Nello stesso tempo in Egitto i nomi venivano costruiti unendo il nome di un dio al suffisso o prefisso seconda mos, mos mesu, eccetera, che significa figlio di, quindi tot mes. Tutmosis, figlio del dio Tot, Ramses, figlio del dio Ra, eccetera. Quindi in Egitto, se vogliamo proprio pensarci, Mosè è figlio di e non ha il, il nome del dio di cui sarebbe figlio. In effetti poi al roveto ardente, Dio sarà per Mosè come un padre che gli insegna anche a utilizzare le parole, eccetera. Potremmo dire che quindi in Egitto il nome di Mosè vuol dire figlio di Annenne, figlio di nessuno. Il, il nome che viene spiegato dalla madre adottiva gli permette di vivere in Egitto, ma poi sarà eh, inverato, gli verrà dato il significato più profondo da Dio quando Dio chiamerà Mosè a Roveto. E, eh, e quando Dio chiama Mosè a Roveto, Mosè è in crisi di identità, infatti dice: Ma chi sono io per andare? E Dio dice, io sarò con te. Quindi si inizia, potremmo dire, a donare a Mosè proprio sotto il, nome del, sotto il segno del nome. Un'altra particolarità per i nomi, dopo mi fermo. I genitori di Mosè, scusate, i genitori di Mosè, al capitolo 2, quando vengono introdotti, non si sa chi sia, cioè si sa che sono della discendenza di Levi, figli di Levi, della tribù di Levi. Ma il nome non lo si conosce. Si conoscerà il nome dei genitori di Mosè solo al capitolo 6, cioè dopo che Dio ha parlato con Mosè già due volte. Dopo la, il primo incontro al capitolo 3, noi scopriamo che Mosè è un fratello che si chiama Aronne. Dopo il secondo incontro al capitolo 6, noi scopriamo che, mo, che i nomi dei, da, um, dei genitori di Mosè sono Amram e Yocheved, tra l'altro uno dei primi nomi che ha il nome di Dio all'interno, gloria di Dio, il nome della madre di Mosè. E, e poi scopriamo anche l'età di Mosè e Aaron. In questo modo di raccontare, eh, il narratore ci fa capire che l'identità di Mosè, la sua consistenza, è legata alla parola di Dio. Più Dio gli parla, e più Mosè recupera pezzi della sua umanità per esempio, appunto, fratello, genitore, eccetera. Da quello Grazie. che vedo anche dal, dalle nostre, dai nostri commenti in chat, che sono tutti, eh, direi, pieni di, di gratitudine all'intervento della, della professoressa, proprio bellissime queste riflessioni, cibo per l'anima, insomma ci sarebbe certamente voglia e desiderio di, di approfondire, perché è proprio vero che... Più si ascolta, più si accende la consapevolezza di quanto poco sappiamo, ma contemporaneamente non viene più a sete di, di saperne di più. E quindi, vabbè, ci voleva proprio che Papa Francesco indicesse la Domenica della Parola per invogliarci davvero a sfogliare queste pagine no? dicevamo la scorsa volta che questo libro così grande a volte ci spaventa, ci intimorisce no? ci sembra quasi, nonostante ci sia stato consegnato dal Concilio Vaticano II che appunto, ci, ci rimane un po' no? quel timore reverenziale lo deleghiamo ehm, e invece ecco, poi è chiaro che con una guida no? è diverso, lo dicevamo già la settimana scorsa con Don Paolo vero? Sì, guarda, la, uno dei commenti dice quando il prossimo appuntamento, Barbara? Quindi dovremmo anche pensare a, a fare qualcosa e a, a proseguire, sì. persone, forse anche la, come dire, la, la possibilità di farli così a, a distanza, per certi versi toglie l'incontro fra di noi, però dà la possibilità a più persone di, di seguire anche in maniera più comoda e fra l'altro poi gli incontri rimangono sul, sul canale YouTube della Diocesi, quindi... Si possono anche recuperare, eh, non sono arrivate domande, quindi anche questa sera direi che possiamo avviarci verso verso la conclusione. Se posso, dico veramente anche una parola di ringraziamento uh, per Laura. Penso che appunto, anche con con te abbiamo avuto questo davvero questo desiderio di uh, riandare a prendere in mano io stesso, perché adesso mm. la volta ho fatto finta di conoscere l'uvo dell'esarto, mm. ma veramente mm. <ride> non ho. Non ho la competenza che hai tu su questo testo, quindi davvero certe cose appunto sono state come svelate, come riconosciute questa sera come novità. E quindi desidero di andare a rileggere e riscoprire no, in profondità uh, quello che il, testo, che il testo dice. Spero che questo sia un po'. Mi sembra che appunto sia il primo effetto bello, cioè il desiderio di rileggere, di andare a prendere in mano e, e vedere davvero che cosa c'è, quali tesori sono nascosti. La scrittura, ecco, noi siamo partiti da questo libro, ma come sappiamo, poi appunto ogni, ogni libro, ogni testo biblico, ha, ha un tesoro nascosto che possiamo, che possiamo conoscere. Quindi grazie ancora anche da parte mia. Grazie anche a voi. Grazie, grazie a, alla professoressa, grazie a, te, a Don Paolo. E io credo che comunque. Senza adesso voler impegnare nessuno, ma insomma il nostro anno pastorale è ancora aperto, il tema dell'esodo ci accompagnerà, per cui insomma può essere che, che riusciamo magari davvero a, a, ad approfondire ancora qualche, qualche pagina, qualche tema, perché appunto li abbiamo solo sfiorati, magari ancora con, con questa coppia che ci ha aiutato in questa prima fase, per cui chi lo sa, lasciamo aperto. Intanto davvero grazie ancora professoressa per la sua disponibilità, grazie Don Paolo. Grazie a tutti quelli che sono rimasti con noi questa sera. Come già Don Paolo diceva, eh, e lo comunicheremo anche, rimane a disposizione eh, questo video perché io credo che possa essere anche uno strumento di lavoro, no? magari anche nelle comunità, nelle parrocchie, magari anche solo eh, visto a, a frammenti, però per poi poter portare avanti un lavoro di riflessione sull'esodo, direi che questa è una guida non da poco. Quindi davvero grazie perché noi ce ne appropriamo e lo teniamo nei nostri archivi tra gli strumenti. Grazie professoressa, buona serata. Buonasera. Grazie a voi. Buona serata. Grazie, buonasera. Vabbè, buonasera. Porta, grazie a Don Paolo e buonasera buonasera. a tutti